Buongiorno, sono Roberto Costa. Questo poster è stato redatto assieme a Monica Bailot, Luigi Carli. Tusi Osti. Lavoriamo tutti all'Istat nella Direzione Centrale per la Comunicazione, Informazione e Servizi ai cittadini e agli utenti, al Servizio di Coordinamento della Promozione della Cultura Statistica e della Diffusione dei Dati a livello territoriale. La proposta dell'Istat per lo sviluppo della cultura statistica prevede anche di raggiungere ragazzi e ragazze al di fuori del canale scolastico, attraverso attività e modalità familiari e divertenti, come giochi e laboratori interattivi. In Veneto e in Friuli Venezia Giulia, l'alfabetizzazione statistica viene promossa, ad esempio, all'interno di eventi quali Statistic Call a Treviso e Trieste Next. Il poster intende illustrare alcuni esempi delle attività proposte in queste occasioni, evidenziandone i punti di forza e le prospettive future. I laboratori sono pensati per coinvolgere il pubblico di ogni età, sia individualmente che in gruppo, e spesso sono svolti con l'utilizzo di supporti tecnologici. Applicare i principi del mondo ludico alla statistica ufficiale favorisce nuove modalità di apprendimento, facendo leva sul potere motivazionale del gioco. L'errore diventa un'opportunità. Ragazzi e ragazze sperimentano e si divertono scoprendo altre prospettive e andando oltre gli schemi. Trieste è una città multiculturale con una grande vocazione scientifica. Gli Atenei, gli enti e le istituzioni di ricerca e di alta formazione della provincia di Trieste fanno del distretto triestino una delle aree a più alta densità di risorse impiegate nella ricerca in Europa. Sin dal 2012 qui si svolge il Festival della Ricerca Scientifica Trieste Next. È una vetrina dell'innovazione e della ricerca applicata dove enti di ricerca, pubblici e privati, istituzioni e imprese presentano le proprie esperienze. Statistic Hall è il Festival della Statistica e della Demografia che si svolge a Treviso dal 2015. Promosso dall'Istat, dalla Società Italiana di Statistica e dalla Società Statistica Corrado Gini, il festival racconta la statistica ufficiale con un linguaggio semplice e diretto, perché anche i numeri possono essere facili da comprendere e divertenti da usare. Nella gara di aerei, far volare un aereo di carta è un gioco da ragazzi. Gli statistici in erba lanciano i loro aerei e misurano la distanza percorsa. Con un colorato diagramma ramofoglia possono interpretare i risultati e calcolare le prime misure statistiche, come la moda. La passeggiata dell'ubriaco ci insegna che anche un gioco semplice come testa o croce può stimolare il pensiero critico e far ragionare bambini e ragazzi sull'incertezza. Imparare a individuare gli eventi e calcolare la loro probabilità diventa una passeggiata. Luna bella, luna d'argento. Dimmi se Amleto farai contento, la bianca faccia se deve partire, mentre la nera se resta a dormire. Una, dieci, cento, mille notti di luna. Il laboratorio è tratto dal libro di fiabe statistiche Le streghe di Bayes e altre storie. Il mercante Amleto e la piccola Ada scoprono la legge dei grandi numeri. Lanciando una moneta numerose volte, si tocca con mano come la proporzione osservata di una faccia approssima la sua probabilità. E infine i quiz online. Sei smart con i numeri? Contenuti, interazione, ragionamento e gioco di squadra.
Adulti e ragazzi misurano la propria conoscenza della statistica ufficiale rispondendo a quiz proposti con piattaforme informatiche che consentono l'apprendimento attraverso il gioco. Ringraziare tutti da Venezia, dall'Istituto Algarotti Turistico, un saluto anche da parte dei ragazzi che hanno partecipato con entusiasmo, poi la competizione mette sempre carica. Buona giornata e grazie di tutto, davvero una bellissima esperienza. Le iniziative di public engagement sono indispensabili per la creazione di una cultura diffusa della conoscenza. I laboratori proposti avvicinano grandi e piccini con fantasia ai dati e agli strumenti della statistica. Le iniziative promuovono una crescita generalizzata del territorio, grazie alla facile replicabilità e alla libera condivisione dei contenuti.